Da atleta consegna il testimone non a un avversario ma a un collega che sa che correrà per far vincere la squadra che è la città. Ringrazio tutti quanti del grande entusiasmo che c'è dentro questa stanza. Questa sala gialla è stata restaurata da poco, quindi ce la consegna Giovanni in ottimo stato, col grande lavoro fatto dall'ufficio tecnico e i restauratori che hanno lavorato. Che dire, io ringrazio Giovanni Ruvolo del lavoro che ha fatto fino adesso. Sicuramente noi andremo in continuità su parecchie cose, a cominciare dall'agenda urbana. Su cui ho lavorato in maniera anche determinante, per cui questa città da noi si aspetta tantissimo, perché il voto libero è uscito fuori dalle urne in maniera chiara ed inequivocabile. Scusate se mi inceppo, ma sono un pochettino emozionato. Quindi la responsabilità di questa vittoria è dei cittadini liberi. Noi li abbiamo soltanto aiutati a scegliere cosa mettere dentro le urne. Li abbiamo aiutati io con la mia energia, ma soprattutto chi mi è stato accanto, la mia compagna, le mie figlie, ma soprattutto, non finirò mai di ringraziarlo, Giancarlo Cancelleri. Giancarlo Cancelleri, che è più emozionato di me, è una sua caratteristica, è una persona che si emoziona parecchio, non sto facendo piangere ancora di più per farlo vedere. E quindi, e soprattutto queste due persone che stanno davanti a me, che sono Salvo e Milena, che si sono occupati della comunicazione del gruppo. La comunicazione è uscita fuori in maniera veramente importante ed è stato un veicolo per convincere le persone a votare per il meglio, perché io sono sicuro che alla fine noi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Grazie a tutti di essere qui presenti, grazie a Giovanni Ruvolo per la consegna della fascia e da ora iniziamo a lavorare immediatamente. Anzi, l'ho già fatto stamattina. Bravo! Ma la voglio raccontare. Stamattina nella chat operativa nostra è spuntato un cancello di vetro al Parco Robinson. Ho chiamato immediatamente l'ingegnere Tomasella, che penso che sia pure da queste parti, che già sta operando per andare a risolvere il problema. Quindi già stiamo lavorando. Grazie a tutti. Grazie. Prego. Ci spostiamo ora di là per fare una verifica con i dirigenti.
con la prendita di cassa. Ovviamente con l'evoluzione, vabbè, ora avremo Ma questo io credo che sia il ruolo innanzitutto del sindaco, ma soprattutto del capogruppo. Noi ora dovremo scegliere un capogruppo che saprà tenere unite le fila, ovviamente. Io in questi anni ho registrato sempre una cosa: il gruppo consiliare di maggioranza va ad una velocità più lento rispetto a quello che poi fa invece l'amministrazione. L'intelligenza vuole che bisogna colmare questo gap in maniera tale da poter fare questo. Io a Roberto Cambino ho consigliato: fate partecipare il capogruppo alle riunioni di giunta, non tanto perché deve esprimere, ma quantomeno perché così almeno è informato quello che fa. Se riusciamo a mettere a punto tutte queste situazioni qua, possiamo fare tante cose importanti, ma lì sarà determinante il Presidente del Consiglio e il capogruppo. Sono due figure fondamentali che ovviamente adesso il gruppo dovrà scegliere. Oh, io mi emoziono perché questa è la mia città, vincere nella mia città non è cosa da poco. Cioè, per me queste sono state le regionali, io l'ho vissute probabilmente anche con ancora più ansia rispetto a quando io ero candidato, per cui dico davvero una bellissima emozione e una grande voglia, ecco, di esserci. E ci sta una lacrima quando finalmente riusciamo davvero a colorare un grande sogno che è stato quello della vittoria. Io sono molto contento perché Roberto Cambino è una persona eccezionale che è voluto bene da tanti e che soprattutto ha anche grande rispetto da tantissime persone, e l'ho avuto anche dagli avversari, e questo mi è piaciuto. Quindi spero che farà il bene per Caltanissetta. Io lo dicevo poc'anzi, io lo aiuterò, gli starò accanto, gli darò consigli e soprattutto cercherò di essere quel collegamento fra la regione e il governo nazionale che a questa città serve tanto.